sono quelle che riguardano il digitale, quindi la navigazione praticamente tramite strumentazioni che utilizzano segnali digitali come i nuovi ecoscandagli a tecnologia digitale, che permettono anche una rilevazione di bersagli sommersi, che aiutano molto la navigazione in quanto permettono di evitare spiacevoli inconvenienti. Inoltre anche l'aspetto ludico è facilitato, in quanto le nuove tecnologie permettono di, per esempio, gli appassionati di pesca di poter trovare le proprie prede molto facilmente e quindi poter godere di ottime battute di pesca. L'utile e il dilettevole. Esatto, diciamo che la nautica da diporto è una passione, quindi l'elettronica aiuta appunto a vivere questa passione al 100%. In generale come sta andando qui il salone? Ma diciamo che il primo weekend non è stato molto popolato, però diciamo che riguardo l'accessoristica l'interesse c'è. Stiamo tornando verso una nautica più da appassionati che di immagine, quindi per noi comunque va molto bene. Siamo insieme al signor Massimiliano Tolve, che ci aiuterà a trovare la risposta a una domanda che spesso noi, che non siamo proprio addetti ai lavori, ci facciamo. Sugli yacht, anche su quelli importanti, vediamo sempre delle calotte come quelle che vediamo qua. Ma cosa servono? Cosa nascondono? Allora, queste calotte non nascondono altro che antenne satellitari, TV o internet. Quindi il cliente o l'armatore che si trova in mezzo al mare può ricevere il segnale di qualsiasi TV Sky che passa via satellite attraverso queste antenne, oppure fare comunicazione, cioè traffico dati da in mezzo al mare dove non si riceverebbe nessun tipo di segnale. Quindi anche il nostro speciale di due puntate verrà visto tramite queste antenne, che hanno questo movimento proprio perché, cambiando magari la rotta, si devono orientare in tempo reale sempre. Praticamente queste antenne traccano il satellite, compensano tutti i movimenti che la barca va e rimangono sempre puntate verso questo satellite senza mai sgangiare. Diciamo insomma che dietro c'è un bel lavoro di progettazione e di sviluppo, anche perché le richieste aumentano sempre. Una volta magari la richiesta su internet non c'era, c'era soltanto quella satellitare, adesso anche la richiesta si è evoluta. La richiesta si è evoluta e soprattutto i costi si sono abbassati rispetto a una volta, dove comunque fare comunicazioni in mare era molto costoso. Adesso si può trovare soluzioni a un costo ragionevole, basso costo diciamo per la nautica. Attenzione della clientela del salone nautico rispetto alle vostre soluzioni? Sono molto interessate, soprattutto perché noi vendiamo soluzioni a basso costo rispetto alla concorrenza. Benissimo, allora ci vediamo anche un altro anno magari. Speriamo. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Osserviamo un qualcosa di molto particolare che ha a che fare col calore, ma che nella nautica può servire. Sì, una termocamera, ed è la termocamera meno costosa e più piccola che c'è al mondo, ed è fatto dalla società più grande produttrice di infrarossi al mondo e produce per tanti settori diversi, tra cui anche la nautica. Vediamone l'utilizzo in breve, spieghiamo. L'utilizzo è molto facile da spiegare, si può utilizzare come strumento per la navigazione notturna, perché la termocamera vede fonti di calore e quindi in qualsiasi condizione di luce riesce a dare all'utente finale un'idea interpretabile molto ben chiara di ciò che si trova davanti. Quindi evitare ostacoli, evitare collisioni, cercare uomini in mare e anche sicurezza. E adesso vi mostriamo in esclusiva come potrebbe essere la mia termoimmagine ripresa dalla telecamera di cui vi abbiamo parlato. Questa è la nostra termoimmagine, quindi un termo saluto, un calorosissimo saluto da Carlo Arnese e da Flavio Milzani, che mi sta accanto. Parliamo di telefonia, ma lo facciamo in una maniera un po' particolare, non è la classica telefonia di ogni giorno. Certo, parliamo di sistemi di telecomunicazione satellitare e parliamo in particolare di telefoni satellitari di cui c'è una gamma importante rappresentata da alcune case internazionali di cui noi siamo distributori in Italia. Cosa si differenziano dai telefoni di ogni giorno?
Beh, si differenziano fondamentalmente che lavorano su una rete che non è la classica rete GSM che utilizziamo quotidianamente, ma una rete che si appoggia sul satellite e che quindi quando la rete GSM non è disponibile ci consentono questi telefoni di avere il contatto e la comunicazione con chi ci interessa. Neanche nel bel mezzo dell'oceano i satelliti da sopra, come degli angeli custodi, ci permettono di avere ancora contatti col resto del mondo. Esattamente, ci consentono di essere raggiunti e di inviare chiamate e anche di connetterci alla rete internet attraverso i canali dati. Una piccola curiosità: la batteria di questi telefoni, spesso combattiamo con le nostre batterie quotidianamente, è diversa, ha una maggiore autonomia? No, la batteria ha un'autonomia sicuramente discreta, l'importante è utilizzare l'apparato nella maniera corretta, perché altrimenti i sistemi satellitari hanno bisogno di connessione al satellite e quindi di vedere il satellite fisicamente dall'antenna dell'apparecchio. Se questo viene impedito perché si mette in mezzo un ostacolo oppure si porta il telefono in un ambiente chiuso, i telefoni entrano in un loop di ricerca continua che consuma molta energia. Quindi utilizzarli in maniera corretta è la cosa migliore. Se si portano al chiuso dove non possono funzionare, spegnerli e riaccenderli quando servono. In ultima ipotesi, ma l'augurata, ma perché si può verificare, possono anche servire per rintracciare, come se fossero un GPS, anche se non è proprio il loro utilizzo questo, l'ultima posizione utile di un'imbarcazione che magari ha avuto una avaria. Noi rispettiamo sempre la legge sulla privacy e quindi anche questo non è proprio esatto, nel senso che l'utilizzatore dell'apparato può fare la sua posizione dal telefono che è dotato di un GPS interno e inviarla in caso di bisogno a un telefono amico o a delle autorità competenti. Naturalmente è solo esclusivamente sotto la sua decisione, non che dall'esterno possiamo capire questa informazione. Una tracciatura è impossibile ed è protetta proprio da questo. Esatto. Benissimo, noi la ringraziamo. Come sta andando il salone? Molto soddisfacente, un buon afflusso, molto interesse per il nostro prodotto, quindi speriamo continui così per i prossimi giorni. Arrivederci anche al prossimo anno magari. Senz'altro, grazie. Attinae Forti SRL Industria Conserviera, dal 1931 sulla vostra tavola prodotti di alta qualità, in grado di soddisfare le crescenti richieste di mercato. Attinae Forti SRL, zona industriale, Villa San Giovanni, Reggio Calabria, www.attinaeforti.it. SRL, strada provinciale Taurianova Palmi, svincolo A3, Palmi, Reggio Calabria. Per contatti chiamare i numeri 803-803 o i numeri diretti 0966-46014 339-700-767. Scuola Nautica Regina Venus, via Santa Caterina 22B, Reggio Calabria. Mamma mia,
per la tua pubblicità in movimento Multiservice Eventi, noleggio vele pubblicitarie a forma statica ed itinerante. Contatta il numero 348 0829 948. La radio, il più immediato mezzo di comunicazione. Al lavoro, in ufficio, in casa, in negozio, mentre studi, mentre viaggi e naturalmente durante il tuo tempo libero ti fa compagnia, ti informa, ti diverte, alimenta la tua fantasia. Ascolta la radio. Radio Touring 104. Se il mare è la tua passione, se il tuo sogno è vivere fantastiche avventure a bordo di una favolosa barca, Spartivento Group S.p.A. Noleggio imbarcazioni a vela, corso di vela con istruttori competenti, concessionario esclusivo per la Calabria, Veneto e Jeannot, concessionario esclusivo per il Sud Italia ed isole Grady White. Alla moderna stazione di servizio Kuwait dei Fratelli Cogliandro in via strada statale 106 Ioni Cappellaro è facile trovarsi meglio. Grande risparmio con sconti eccezionali e ricchi premi grazie alla card Star Kuwait. Vasta gamma di servizi, cambio olio, servizio docce per camionisti e prossimamente lavaggio automatico. Bar al punto giusto, tavola calda, rosticceria, pasticceria, edicola, gratta e vinci, ricariche telefoniche di tutti i gestori, pagamenti Sky, servizio fax. Kuwait, stazione di servizio dei Fratelli Cogliandro, strada statale 106 Ionica, chilometro 13500, Pellaro. Foto Video Nuccio, tutto per i tuoi ricordi più belli, matrimoni, battesimi, 18 anni e tanto altro ancora. È in via Nazionale 35 a Santa Caterina, Reggio Calabria. Questo mese per i tuoi 18 anni, photobook digitale più DVD a soli 300 euro ed in omaggio riceverai gli inviti o il cartellone delle firme. Vieni a trovarci. Un altro degli elementi che ci è sembrato avere una rilevanza significativa all'interno del 51esimo Salone Nautico Internazionale di Genova è quello della ricerca di nuovi materiali e di sistemi di propulsione che siano anche compatibili con l'ambiente. Abbiamo visto anche i pannelli solari, adesso siamo di fronte a una serie di motori elettrici che potrebbero, chissà un domani, chissà quando, sostituire quelli che per adesso vanno ancora col motore a scoppio tradizionale e non inquinano, come questi qua. Vediamo se funziona. Siamo in compagnia adesso di Alberto Perrone da Zarat, brand manager per un marchio storico, Riva. Marchio.